Storytime, Evoluzione Radio. Ben ritrovati amici di Storytime. Io sono Roberta e sono qui in compagnia oggi con Emanuele. Ciao Emanuele. Ciao Roberta, grazie mille per l'invito. Grazie a te per essere qui con noi. Allora Emanuele di Deck Voice SRL. Sì. Che cos'è Deck Voice SRL? Allora, Deck Voice è una realtà che abbiamo costituito ormai 7 anni fa, è una realtà che opera nel mondo digitale, del marketing digitale, è nata da 3 ragazzi, 3 amici che ci conosciamo, cioè da una vita, forse anche più. E la volontà era quella di poter valorizzare ciò che il nostro territorio, nel nostro territorio bresciano, ha da dare, da fare, quindi valorizzare le piccole imprese bresciane su quello che è il mercato, soprattutto su quello che è il mercato digitale, di cui noi siamo marketing Facebook partner e Google partner. Allora, quello che volevo chiederti è però la passione per la pubblicità, perché si parla di agenzia pubblicitaria, da dove viene? Allora, diciamo che nella nostra generazione il web è diventato ormai sempre più fondamentale, quindi viviamo quotidianamente nel mondo web, online, su WhatsApp, su Facebook, sui vari social, così come siamo cresciuti con questa filosofia. Crescendo con questa, diciamo, con questo bombardamento continuo di messaggi, abbiamo capito che intorno al web c'è una grande potenzialità, c'è tantissimo su cui lavorare e il nostro mercato è ovviamente, diciamo, un po' arretrato, quindi l'apprendimento continuo di questi strumenti messi in pratica direttamente su noi ha fatto sì che ci accorgessimo quanto le aziende debbano migliorare o comunque dovrebbero essere assistite per poter acquisire clienti tramite il web. La storia mia personale ha fatto sì che durante il mio percorso universitario portassi Google come strumento da poter sfruttare in una fase di depressione, una fase di crisi economica. La storia recente ha dimostrato che comunque queste curve negative, queste regressioni possono continuamente esserci, e ripresentandoci questa situazione di regressione ha fatto sì che la mia skill iniziale della relazione finale di universitaria sia tornata utile, quindi sono diventato uno dei principali consulenti Google nel nostro territorio bresciano. Complimenti. Grazie. Quali sono gli step nel tuo lavoro? Nel senso, una persona, un cliente, un'azienda che vuole farsi pubblicità. Ok, allora, tutto nasce da un incontro iniziale dove andiamo a conoscere l'imprenditore. In genere noi parliamo con gli imprenditori perché il target nostro è sulle micro medie imprese, quindi in genere è l'imprenditore purtroppo che è un tuttofare e spesso non riesce a seguire tutte quelle che sono le fasi della propria azienda. Tutto nasce da questo incontro in cui noi riusciamo a capire sia lo status suo come persona fisica sia come persona giuridica, quindi all'interno dell'azienda cosa fa, cosa si occupa e cosa dovrebbe andare a prendere. Capire quindi chi è il target ci permette di avere, raccogliere informazioni su come poi dobbiamo parlare con questo target. Dopo questa analisi andiamo un attimino a capire come è messo il mondo web, quindi quali sono i concorrenti, come si stanno muovendo, quali sono le criticità dei concorrenti, quali sono le opportunità che si possono cogliere, e individuiamo quali sono gli strumenti che potremmo utilizzare per raggiungere il vero obiettivo che ogni imprenditore deve avere, quindi quello di acquisire preventivi, quello di vendere e far crescere, rendere economicamente sostenibile la propria struttura. Quindi scegliamo i vari strumenti online per poter, da poter utilizzare, e le integriamo su quella che è una strategia complessiva nella quale si prevede anche una parte offline. Comunque la tendenza della post pandemia è quella di ritornare su una comunicazione abbastanza tradizionale e coordinarla su quella che è la propria comunicazione online, per dare comunque una coerenza alla propria immagine aziendale. Benissimo Emanuele, io ricordo i tuoi contatti, emanuele@deckvoice.it. Potete anche andare a curiosare invece sul sito web www.deckvoice.it, la pagina Instagram deckvoice_srl
o anche su Facebook li trovate come Dag Voice, anche su YouTube Dag Voice e su LinkedIn con la stessa nomenclatura Dag Voice. Hai un saluto particolare che vuoi lasciare prima di chiudere o un messaggio? Fatevi trovare da chi vi sta cercando online, altrimenti troveranno un vostro concorrente, quindi credo che sia il messaggio più corretto in questo mondo da dare agli imprenditori. Benissimo Emanuele, grazie mille per essere stato con noi. A voi. Grazie amici ascoltatori di Storytime, mi raccomando, restate sintonizzati per una nuova intervista. Storytime, Evoluzione Radio.